quando ascolti i tuoi pensieri ti comporti come un cane placido e tranquillo che sta sonnecchiando vicino alla poltrona del suo padrone e improvvisamente viene rapito dall'odore di cibo. Allora si alza e comincia ad annusare furtivamente e poi sparisce all'orizzonte per un tempo indefinito. Magari dopo 20 minuti si ricorda di avere un padrone, una casa e una poltrona alla quale stare seduto accanto e ritorna con la coda tra le gambe. La stessa identica cosa accade a te. Ti perdi dietro ai tuoi pensieri e poi improvvisamente ti risvegli, ti ricordi di te stesso e del tuo presente, dal quale ti sei assentato proprio per correre dietro a quei pensieri. Le persone oggigiorno sono dipendenti da qualsiasi tipo di cosa, dagli affetti, dal cibo, dalle informazioni, dal lavoro con lo stipendio fisso. Ma la dipendenza più terribile in assoluto, della quale non v'è traccia sui giornali, sui rotocalchi o sui programmi televisivi e della quale sono tutti dipendenti senza accorgersene, è la dipendenza dal pensare. Sì, si tratta di una vera e propria dipendenza, perché non saper smettere di pensare equivale a non saper smettere di bere, a non saper smettere di mangiare o non saper smettere di usare una qualsiasi droga. Il pensare è proprio la dipendenza con la D maiuscola, e lo sai perché? Numero uno, perché lo stai facendo da un sacco di tempo, e numero due, perché in modo subdolo il pensare ti dà un senso di identità personale. Ecco perché c'è una grandissima riluttanza da parte della stragrande maggioranza della gente a lasciare andare il pensiero. È una sorta di incubo, di sogno distopico. Se non penso, chi sono io? Se il pensiero è la facoltà più alta della ragione nella quale mi identifico, che cosa rimane senza il pensiero? Ed è proprio qui che perdiamo ogni speranza. Il lavaggio del cervello che ci è stato fatto, l'ammaestramento al quale siamo stati soggiogati, ha dato i suoi frutti. Noi tutti ci identifichiamo con il nostro pensare. Per di più, parlare di non pensare si contrappone a tutte quelle teorie che vogliono spiegare, che vogliono dare da mangiare, ingozzare ulteriormente la nostra mente, che in tal modo si sente importante, si sente come un cane che riporta l'osso al padrone e aspetta la crocchettina di riconoscimento dal padrone stesso. E alla stregua del cane che riceve la crocchetta, la mente si sente valorizzata, festeggiata. Ah, che mente acuta che ho! Ah, come penso bene! Quanto penso senza stancarmi, pensate. Ma esiste un'altra possibilità. Quando la smetti di ingozzare la tua mente, essa scompare e tu diventi finalmente presente. In verità assente di te stesso e delle tue storie personali e presente alla vita stessa. E questa presenza è un luogo di non pensiero, con buona pace di Cartesio che ci ha instillato a tutti quanti noi occidentali il programma penso, dunque sono. Ma in realtà è esattamente il contrario. Non penso. Dunque sono. Anche perché in verità la presenza fa comunque da sfondo anche al pensiero, così come il silenzio fa da sfondo e permette alle note di manifestarsi. E più dai attenzione a quello sfondo, e meno il pensiero sarà in grado di sortire quegli effetti virulenti di evocazioni, di labirinti mentali in cui smarrisci il senso di ciò che sei veramente. La tua scelta a questo punto non è quella di comprendere questa ennesima teoria e così di continuare ad ingozzare la tua mente, ma di entrare in uno stato di non pensiero, di pace, di tranquillità, di vuoto. E tutti, nessuno escluso, hanno già fatto un'esperienza di questo tipo, per esempio quando c'è da fare qualcosa di repentino, come salvare qualcuno che sta per essere investito da un'automobile. Lo faccio senza pensarci, perché se mi soffermo a pensare e a soppesare i pro e i contro di salvare quella persona verrà schiacciata inevitabilmente. Si tratta semplicemente di accorgerti di quel momento presente nel quale sei già calato e di accettarlo per quello che è, rallentando l'iperattività mentale. Perché molta di questa iperattività mentale non serve ad altro che a fuggire dal momento presente e dalla sua semplicità, dalla sua bellezza, dalla sua fragranza. Quindi per divenire più disponibile al tuo momento presente potresti fare come suggeriva Gurdjieff e mettere delle sveglie magari nel tuo telefonino e scrivere ricordati di essere presente e ogni volta che guarderai il telefonino che squilla ti ricorderai di te stesso.
ci sono diversi punti d'entrata al momento presente e te ne accorgerai tu stesso quando, per esempio, inizierai a dare meno importanza ai pensieri che attraversano lo schermo della tua mente e più importanza al terreno retrostante, alla consapevolezza, alla presenza stessa. Quella che i buddisti, per esempio, chiamano mindfulness, anche se è una cattiva traduzione, perché sembra voler dire che abbiamo la mente piena, infarcita di non si sa bene che cosa. In realtà la mente la vogliamo svuotare, non riempire. Per divenire presenti al momento presente è necessario divenire presenti al momento presente. E come si fa, dirai tu a questo punto? Quando farai esperienza del presente, non sarà necessario chiedere a qualcuno: senti, scusa, sono abbastanza presente in questo momento, secondo te? Perché è un po' come essere innamorati, affamati o incazzati. Nessun altro può dirti se veramente lo sei. Sei solo tu a sentirlo. Una cosa che di solito può aiutare molto è portare l'attenzione al corpo, ai sensi, perché contrariamente a quanto si pensi, l'uomo è un animale monotasking che riesce a fare una cosa per volta, ovvero se riesce a sentire, non riesce a pensare e viceversa. E questo dovrebbe dirla lunga sul fatto che pensare troppo ti costringe a non sentirti affatto. Ma attenzione, non sto parlando di dare un nome alle sensazioni che stai provando, di catalogarle, etichettarle, interpretarle. Al contrario, sto parlando di lasciare arrivare le sensazioni in maniera il più puro possibile, senza utilizzare le categorie della ragione. E non è affatto facile, perché siamo stati tutti ammaestrati a catalogare ogni singola esperienza della nostra vita con la nostra mente razionale. Ma se ci riusciremo, anche solo per brevi istanti, allora quei brevi istanti diventeranno delle porte che si spalancheranno sull'infinita bellezza della presenza e della consapevolezza. Come si fa? Quando osservi un fiore, per esempio, invece di dire: ah, che bel fiore, chissà da dove arriva, chissà chi l'avrà colto, se sarà lavato le mani prima di raccoglierlo, oppure sarà andato a mangiare al ristorante, o avrà per caso litigato con sua moglie. Prova invece a lasciare che la percezione di quei colori, di quelle forme, di quegli odori arrivi a te il più neutro possibile, il più limpida e cristallina possibile. E prova a non dare loro nomi e forme precostituite dalla tua esperienza pregressa. Gli esseri umani, prima di essere dei pensatori, sono dei percettori, per cui limitati a percepire. È facile? Assolutamente no. Tutto il contrario, ma se vi riuscirai anche per un breve istante, quella sarà la porta maestra che ti conduce dritto al momento presente e alla coscienza di ciò che sei. E in questo preciso momento, per esempio, nel quale stai osservando il mio volto dentro lo schermo e stai ascoltando le mie parole, diciamo tra adesso e adesso, stavi pensando? Probabilmente no. E diciamo tra adesso e adesso, stavi pensando o eri presente? E questo è il trucco. Per capire le mie parole in questo momento, hai bisogno di pensare o semplicemente le accogli e comprendi, senza bisogno di pensare ulteriormente? Ed è proprio questo il trucco per non pensare. Le informazioni che ti sto impartendo sono secondarie. Ciò che conta è lo stato di coscienza e presenza nel quale ci troviamo tu ed io in questo momento, ma non se ne può parlare perché ha a che vedere con l'invisibile, con il sottofondo del quale si parlava poco fa. Un segno del fatto che sta funzionando, lo sai qual è? È che tu mentre ascolti non hai altri pensieri, c'è soltanto questa presenza vigile, nient'altro. E anche se adesso smettessi di parlare, rimarrebbe comunque questo stato come una sorta di tappeto sonoro che non ha bisogno di essere riempito, come adesso. Di che altro c'è bisogno? Certo, se lo faccio per un po' più di tempo, allora la tua mente comincerà a dire: ma per quanto tempo avrà intenzione di stare zitto quello? E quando questo accade, potrai permettere alla tua mente di dire questa cosa qua, e poi potrai tornare allo stato di presenza e di vigilanza, di consapevolezza. E poi tornerà ancora qualche pensiero e tu cercherai di non giudicarlo, o se lo giudicherai ti accorgerai che lo stai giudicando e ti distaccherai sempre di più
per tornare a quello stato di presenza. E questo significa che la tua priorità non è più quella di lasciarti trascinare dai pensieri dove vogliono loro, perché devi sapere che i pensieri hanno come un polo magnetico che attrae sempre di più la tua attenzione, la tua consapevolezza, perché se ne nutrono, sono come delle entità che si ingozzano della tua energia. E più energia riescono a strapparti, e più diventano potenti, enormi, e sarà difficile farne a meno. Magari inizia tutto con una sensazione tipo, oh, il mio stomaco, sento fame, chissà in che ristorante andrò a mangiare dopo, e che menù ci sarà, che belle bottiglie di vino avranno a disposizione. E non ci sei più, ti sei lasciato trascinare via dai pensieri, e non sei più qui, in questo momento, ad ascoltare ciò che ti sto dicendo. Peraltro non puoi trovare un ristorante adesso mentre fantastichi, sarebbe meglio che prestassi attenzione a quello che ti sto dicendo ora. Ma questo è il meccanismo attraverso il quale i pensieri ti possiedono, e se non presti abbastanza attenzione, ma non intellettualmente ancora una volta per comprendere le cose, ma semplicemente realizzando che questo è il mestiere della mente, allora la mente ti trascinerà sempre via dal presente. E lo sai perché? Perché il momento presente dissolve la mente e il suo figlio prediletto, che è l'ego. Senza pensieri, senza interpretazioni, senza giudizi, senza obiettivi, senza scopi, senza volontà personale, senza la tua storia personale, la mente e l'ego evaporano come neve al sole.